In Kosovo gli alunni dell'ultimo anno del ciclo primario, che hanno tra i 14 e i 15 anni, tornano sui banchi di scuola per prepararsi all'esame finale. Visiere protettive e uso di gel igienizzante all'ingresso sono tra le misure adottate per continuare a contrastare la diffusione del coronavirus. Qui siamo in una scuola a Pristina dove si entra passando sotto una porta che spruzza vapori disinfettanti su tutto il corpo. In confronto al normale apprendimento, spiega l'insegnante di matematica, questa forma di apprendimento è un po' più difficile perché bisogna ancora rispettare le distanze, ma in confronto alla distanza che avevamo quando non avevamo gli studenti vicino a noi, è più facile in confronto alle piattaforme online, dove abbiamo avuto dei problemi e non riuscivamo a vedere tutti gli studenti su Zoom. Sull'uso dei dispositivi di protezione individuale uno studente commenta: è difficile abituarsi alle mascherine, ma dato che sono per la nostra protezione e il bene delle nostre famiglie, penso sia meglio avere le mascherine che non averle.